Ciao ragazze e ciao ragazze, ragazzi, non so se sono ben inquadrata quest'oggi perché sto di nuovo registrando con la fotocamera che non ha l'anteprima ribaltabile, quindi praticamente peggio delle altre volte, come ci considerano noi che registriamo video in casa, parliamo da sole, ora è ancora peggio. Comunque, oggi vi voglio mostrare gli ultimi acquisti che ho fatto. Anche in previsione di qualche giorno di ferie che me ne andrò al mare. Allora, mi allungherò perché c'ho tutti i prodotti qua. Prima di tutto sono passata dalla Gardenia perché mi serviva qualcosa per rinforzare le unghie e ho trovato questo kit della Collistar che si chiama Kit SOS Unghie Perfette. Praticamente c'è uno scrub levigante, unghie e cuticole, un elisir trifasico unghie e un inturente un durente unghie anti rottura. Speriamo bene perché quest'anno ho le unghie disastrate, non riesco a farmele crescere, sono disperata alquanto. L'ho pagato, allora, no, sta qua, 18,90 euro, no, 19 euro, costicchia un po', però veramente mi serviva, era un acquisto che stavo ponderando di fare da un po'. Poi sono passata da acquasapone, mi serviva il balsamo alla camomilla della Schultz che ho già iniziato ad utilizzare perché ero rimasta a secco, che utilizzo da anni. Se vi interessa sapere la recensione, ve la lascio giù nell'info box. E ho trovato anche sempre della Schultz la maschera ristrutturante con camomilla, pappa reale, reale e germe di grano, senza parabeni, siliconi, coloranti chimici e oli derivanti dal petrolio. 100% camomilla bio, cura i capelli chiari, naturale, efficace, sicura e delicata grazie all'utilizzo della migliore camomilla, capelli secchi e trattati. Visto che siamo nel periodo estivo, sempre è bene ogni tanto fare una maschera. E questo l'ho pagato 4,98 euro. Praticamente poi 3 secondi dopo sono passata da Idea Bellezza e loro ce l'avevano a 5,70 euro, se non sbaglio. Quindi, tra virgolette, sono stata fortunata ad entrare prima da acquasapone. Poi mi riallungo. Da Idea Bellezza, questi sono gli acquisti che ho fatto ieri sera. Allora, anzi no, c'è anche qualcosa che avevo comprato prima. Facciamo vedere qui questo. Allora, ho preso, ok, scontrini, della Astra, il Super Matte Top Coat, effetto matte, asciugatura veloce, rapida, durata, lunga durata, fai free. Mi sta finendo il top coat opacizzante che ho, io adoro ogni tanto fare l'effetto opaco e questo l'ho pagato 3,90 euro. E poi ho preso un rossetto della linea 8 ore lip stilo matte, rossetto lunga durata nel numero 15 ed è praticamente un rosso aranciato. È la prima volta che provo un rossetto della Astra, speriamo bene. L'odore sembra buono. Ok, e questo l'ho pagato. No, questi sono i punti. L'ho pagato. 2,90 euro. Poi ieri sera, come vi stavo dicendo, sempre da De Bellezza, ho preso. Ok, va bene. Cartoccine varie che dopo devo buttare. Sono entrata perché mi serviva un solare 30, praticamente ho quasi finito il 50 più che sto usando in questo periodo, non ve l'ho mai mostrato perché l'ho comprato praticamente 3 secondi prima di espormi la prima volta al mare, quindi l'ho messo subito in utilizzo. Poi appena finisce ve lo faccio vedere in un video recensione perché mi sta piacendo molto. Comunque ho preso della copertone sunscreen UVA crema solare protettiva alta 30 SPF, protezione ad ampio spettro contro i raggi UVA UVB, formulazioni antiossidanti, antietà, idratante, resistente all'acqua, dermatologicamente testato. Allora, da qua mi dice che costa 11,90 euro, ma io non l'ho pagato 11,90 euro, ma bensì, no, questi sono
non ci interessa dove stava il tuo scontrino, ma bensì 8,90 euro, e in offerta gratis praticamente all'acquisto di quel solare mi hanno dato questo gel doccia prolunga abbronzatura della Vitamia Natural Kale, vitamina E, C e B6, con cellule di mango ricche di vitamina C e B6, polifenoli, non so cosa sia, magnesio e ferro, aiuta a prolungare l'abbronzatura, formula antiossidante senza parabeni, alcol e oli minerali. Vabbè, lo metterò da parte. Quando finisce quello che sto usando ora lo inizierò a usare. Poi sempre per la vacanza ho preso le salviette dell'acqua di rose, quella piccolina che avevo già usato nel viaggio precedente. Se vi interessa la recensione ve la lascio giù nell'info box, pagandola 1,50 euro. Poi la store manager mi ha dato un portacellulare in silicone sempre utile, poi un'agenda del 2017, l'aveva e me l'ha data, un porta spazzolini a forma di mela verde, carino, un Home Ideal Sport di Guerlain che darò al mio fidanzato, e tre profumi da donna di Guerlain mi ha dato, adesso mettiamo qua, Le Petite Noir Robe, questo sì, uguale praticamente, due così, e il nuovo Guerlain, così. Vabbè, sempre comodo, io non compro mai profumi perché non sono una appassionata di profumi e poi sono un soggetto allergico, quindi evito di comprarli. Se ho i campioncini li posso sempre provare, sono sempre contenta di provarli. Ora li buttiamo tutto dentro. Mi ha dato anche i volantini del mese in corso. Poi sono passata da scarpe e ho preso, no, ho andato due volte praticamente, ho preso della Catrice il primer viso, Prime and Fine Smoothie Refiner, non so cosa, come si può pronunciare, Pure Invisible Pore Line. Allora, è un primer viso effetto seta, sì, da 14 grammi, e l'ho pagato 5,96 euro. Ok. Poi sono passata da OVS e ho preso un altro colorista. Mi sono appassionata a queste maschere colorate. Ho usato due volte, ve la devo recensire nel prossimo video recensione, quella rosa che mi piace tantissimo, ma ormai è rimasto così. E ho preso questa qua, questa si chiama Acqua Hair, praticamente quello color acqua. Questa dura 5 o 10, fino a 10 shampoo. Ieri ci sono ripassate, c'era un altro, praticamente di rosa ce ne sono 3, diciamo, un pesca, un rosa intenso che ho usato io e un secondo rosa un po' più delicato. Voglio andarmi a prendere anche quello. Mi piacciono troppo questi prodotti, ci sto uscendo pazza. E era un'offerta a 7,90 euro, quindi praticamente costava 10,90 euro, l'ho pagato 3 euro in meno. Mi sa che lo andrò a prendere anche quell'altro rosa. Li finirò nei secoli dei secoli, ma mi ci sto appassionando. Mi sono sempre piaciuti i capelli colorati di multicolore o comunque con colori pazzi. Non ho mai avuto il coraggio di andare dal parrucchiere e dirmi fammi rosa, fammi verde, fammi fucsia. Ora che c'è questa possibilità di un prodotto che nel giro di pochi shampoo va via, sono contentissima. Allora, ultimi acquisti sono, allora, un mascara, questa me l'ha preso mamma, della Maybelline The Fairy Push Up Drama, C di effetto push up, volumizzate e sollevate, applicatore push up. Sembra un po' complicato. Allora, questo mamma me l'ha preso perché è testato per i portatori di lenti a contatto. In questo periodo veramente sto avendo un po' di problemi con le lenti. Poi da
Scarpe scarpe ho preso della Catrice un altro rossetto della linea Ultimate Color il 310 e Red My Lips, praticamente un rosso diciamo abbastanza neutro. Che buon profumo che c'ha. E questo l'ho pagato 4,59. Sto imbriacando un po' i prezzi. Sono un po' stanca, sono tornata da poco dal lavoro. Poi ho preso, anzi, mamma mi ha preso della Cliosan Ice, dopo, il latte dopo sole rinfrescante, fresco e leggero, veloce assorbimento, sempre per le vacanze, dermatologicamente testato. Speriamo bene che rinfresca veramente. Poi ho preso, queste le facciamo vedere dopo, sono le ultime cover, non credo di comprare più cover per il Nokia 640 perché ormai sta là là. Ho trovato la maschera nera, quella per fare la pulizia del viso, un della Face Complex Black Hand Pore Strips. Sono curiosissima di provarla. Sai che appena lascio il video mi strucco. No, faccio domani. Comunque me la devo fare, mi sa che la faccio domani. E come vi dicevo, le ultime cover acquistate, credo le ultime cover acquistate per il Nokia 640, perché credo non durerà ancora parecchio. Comunque, allora, non vi faccio vedere dove abito, sono tutte ancora imbustate, l'ho aperta per vedere com'erano. La prima è bellissima, quando l'ho vista non ho saputo dire no, ma non mi serve, perché è stupenda. Praticamente è un pallone da pallavolo, questo è un pallone che io uso quando gioco. Ci sono rimasta malissimo perché dalla foto di Amazon, se vi interessano i link li lascio giù nell'info box dei prodotti, sulla foto di Amazon non sembrava semplice plastica con una foto di un pallone, ma sembrava proprio il tessuto, il materiale del pallone di pallavolo, quindi speravo di che fosse così, invece no, è semplice plastica, però sta divinamente sul cellulare, mi piace troppo, è troppo bellino. È da giocatrice di pallavolo, non potevo lasciarmela scappare. Ci sono diverse cover a forma di pallone da sport, calcio, pallavolo, basket, eccetera, ma questa era quella che mi piaceva di più. Poi ho preso un'altra cover, dove si apre, questa è della Case, già avevo un'altra cover della Case, mi piace moltissimo. Allora, praticamente questa è con la bandiera inglese, questa pure è bellissima, eccomi qua, è fatta, aspettate che qua ci sta la scartuscella, è fatta così come se fosse una bandiera inglese un po' rovinata, è al libricino. I forellini ci stanno tutti, ha due portatessere e lo spazio qui. Io adoro quelle a forma di libretto, mi piacciono troppo, troppo carina. E questa aveva anche il pennino che sta qua, quello per il touch, praticamente è una semplice penna nera. Sto facendo una collezione di queste penne con il touchino, è molto carina, molto elegante. Poi aveva anche, un attimo solo, che casino, le plastiche di protezione ne ho a centinaia, ogni volta, quasi sempre con le cover escono queste, le plastichine da mettere sul cellulare, è un copribuchino degli auricolari a forma, un attimo solo, eccolo qua, di ciliegia, anche se a me la ciliegia non mi fa impazzire, ma mi piaceva troppo la parte di sopra che è un fiorellino, però anche così non è malaccio. Questa pure mi è piaciuta tantissimo. E poi un attimo che resistiamo qua perché sennò non mi trovo, mi perdo pezzi, se vabbè lo lasciamo così. L'ultima cover per il Nokia 640 è la grigia. Non credo veramente di comprarne più perché ne ho tantissime.
Se vi interessa vi posso fare il video, ma sono tutte più o meno simili. Comunque l'ho presa grigio fango con questo dettaglio in rilievo e dei glitter, sempre al libricino, e ha il dettaglio disegnato anche qua. Una cinasata, però mi piace troppo, io adoro, li adoro troppo. Quella con la bandiera inglese e quella del pallone di pallavolo le ho già provate, queste invece, questa ancora no. Ok, video degli ultimi acquisti finisce qua. Ora vedo se andare a registrare anche, no, mi sa che lo faccio stasera se riesco, altre recensioni. Ah no, c'era con la cover grigia, c'era anche il pennino, non so se si vede la parte di sopra, è come se fossero tanti piccoli micro svaroschi neri, bellissimo, me ne ero scordata. Vabbè, ora metterò tutto in funzione, metterò tutto in ordine. Spero che i miei acquisti vi abbiano fatto un po' di compagnia, voi sicuramente ne avete fatto a me dopo una giornata di lavoro che volevo che finisse il prima possibile. Io ora vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!